Ok, ho finito il mio settimo giro per un totale di 42 punti. Lavorando, ecco, vedete, io mi sono fatta così lo schema e me la faccio sempre, anche se è normale, però dopo non so in quale devo fare l'aumento, quindi io faccio così. Comincio col, ecco, o no, comincio col 6 nel primo giro, poi dopo faccio 12, quindi 6 più 6 in ogni, e qua scrivo gli aumenti. Ecco, 1 nel secondo faccio 2 più 2 più 2, no? Quindi 2 vuol dire aumento, 1 un punto solo. Ok, nel terzo 18, quindi 12 più 6, no? 12 più 6 che sono gli aumenti, 18 punti. Quindi in ogni secondo punto faccio un aumento. Nel quarto sono 24, guardate, 24, quindi 18 più 6, 18 più 6 dell'aumento, no? E quindi aumentiamo in ogni terzo 1 più 1 più 2, no? 1 più 1 più 2, quindi un punto basso e nel terzo aumentiamo, no? Nel quarto. Nel quinto siamo a 30, quindi 24 più 6 e aumentiamo in ogni quarto. Voilà. Ogni quarto. Quindi 2 vuol dire aumento, 1 vuol dire un solo punto basso. Aumentiamo nel quarto punto basso, no? Nel quinto. Nel sesto siamo arrivati a 36, quindi 30 dal quinto più 6 dell'aumento. Provo a farvi capire anche come va, è tutto logico. Quindi nel sesto giro aumentiamo in ogni quinto 4 punti bassi più il quinto aumentiamo. Nel settimo, che siamo arrivate, come vi dicevo, a 42, quindi 36 più 6 aumenti a 42 punti bassi, abbiamo aumentato in ogni sesto punto basso, no? Abbiamo fatto 5 punti bassi normalmente più un aumento. Adesso nell'ottavo giro, che siamo adesso, dobbiamo arrivare a 48, quindi dai 42 che lì abbiamo già più 6 aumenti e dobbiamo, ecco, aumentare in ogni settimo. Facciamo l'aumento, quindi lavoreremo 6 punti bassi, ecco, una catenella, un punto basso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? 6 punti bassi, vediamo, siamo nel ottavo, 6 punti bassi e nel settimo punto, ogni settimo punto facciamo l'aumento, quindi 1 e 2. E di nuovo vado a lavorare 6 punti bassi, normalmente 1, 2, 3. 4, 5, 6. Non saltate nessun punto perché dopo vi esce macello. E nel settimo vado a aumentare 1 e 2, un pasticcio vi esce di punti. Ok? Va bene, quindi questo ottavo punto e questo ottavo giro lo faccio così in ogni settimo. Come vedete qua, facciamo 6 punti bassi lavorati normalmente ed in ogni settimo punto andiamo a fare il nostro aumento. Faccio, continuo e vado avanti per tutto il mio giro e dopo torno per spiegarvi il nono. Allora, sono arrivata alla fine del mio ottavo giro. E ho 48 punti bassi. Adesso dobbiamo fare il nono giro per 50 punti, 54, scusate, punti bassi e poi l'ultimo per 60. 54 da dove? Da 48 più 6 aumenti. E in questo nono giro, che guardatelo, è qua, no? 54. Dobbiamo fare 7 punti bassi lavorati normalmente più 2, cioè più un aumento, poi 7 più un aumento, 7 più un aumento e via così. Allora,
Cominciamo con i 7 punti bassi, una catenella, il primo punto basso, poi il secondo, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, più un aumento, quindi 1 nell'ottavo, facciamo 1, 2, poi di nuovo 7 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, poi un aumento, quindi 1 e 2, 1 e 2. Ok, questo è il secondo aumento, andiamo avanti così per tutto il giro, per un totale di 54 punti bassi. Se non siete sicure, se avete paura, non lo so, di aver saltato un punto, magari sarebbe meglio che ad ogni fine giro contate i punti. Sì, lo so che è un po' noioso, però è sicuro, è meglio così. Quando abbiamo, sapete, da fare questi aumenti, diminuzioni, non lo so, tutto un casino, meglio così. Ho chiuso il mio nono giro e adesso il decimo giro, finalmente arriviamo a 60 punti, no? Dov'è? Qua. Quindi 54 da questo giro appena finito più 6 che saranno gli aumenti. Per questo decimo giro andiamo qua, faremo 8 punti bassi, no, abbiamo fatto 7, adesso facciamo 8 punti bassi e nel nono punto basso faremo un aumento. Ok, quindi una catenella, entriamo nel primo punto basso e facciamo un punto basso, poi il secondo, poi nel terzo, nel quarto, nel quinto, sesto, settimo e, come vi dicevo, ottavo. Vedete, anch'io guardo sempre. E nel nono punto facciamo un aumento, quindi 2 punti bassi. Ok, poi lavoriamo di nuovo 8 punti bassi. Normalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e nel nono punto basso facciamo l'aumento 1 e 2. Ok, andiamo avanti così anche nel nostro ultimo giro, un pochettino viene, vedete, così, ma va bene lo stesso, è perché ho lavorato molto molto teso, molto stretto. Ok, ma va bene uguale, non è nessun problema, ecco, verrà così, tutto a posto. Va bene, andiamo a lavorare tutto questo giro così, aumentando in ogni nono, quindi nono punto basso. Dopodiché finalmente riusciremo a mettere il fondo al nostro cestino. Quindi sono arrivata alla fine del mio fondo del cestino. Adesso posso tagliare il filo, finalmente fare il nodino di sicurezza, tirare forte e voilà. Sì, se vi viene così come a me è normale, perché il punto basso è un po' difficile tenerlo proprio dritto dritto, però l'idea è che abbiamo comunque, vedete, lui starà così. Ups, non so come farvi vedere, ma comunque adesso cominciamo a unirlo, ecco, starà così. Quindi non vi preoccupate, tutto bene. Adesso per fare il bordino, come ho fatto anche a quell'altro cestino, che adesso non ce l'ho, invece adesso ce l'ho. Ok, eccolo qua. Volevo farvi vedere. Quindi come ho fatto anche a questo cestino, possiamo allontanare un po' l'immagine. Ecco, vedete com'è? Ecco, così.
Quindi non vi preoccupate se viene così perché è perfetto. Dobbiamo fare il bordino, cioè il bordino proprio per No, guardavo perché non... Ecco, è questa la mia rosa che ve l'ho preparata e poi le foglioline. Quindi il prossimo, diciamo, video sarà questo e come mettere tutto insieme nel nostro cestino per creare, vedete come verrebbe una cosa molto carina. Però vi faccio vedere come mettere tutto insieme nel prossimo video. Ok, va bene. Adesso continuiamo. Quindi, come vi dicevo, per mettere insieme il tutto, diciamo che possiamo cominciare proprio qua. Vedete qua che abbiamo finito il bordino e il cestino. Mettiamo tutti e due insieme, quindi lavoriamo con i due colori, no? Come ho fatto anche qua. Facciamo il nodino. Prendiamo l'uncinettino. Ok, e entriamo qua nel nostro primo punto, questo qua, e nel nostro primo punto qua. Ok, fatto. Fatto. E cominciamo a lavorare il punto gambero. Quindi prendiamo prima, questa sarà dura veramente. Però non impossibile. Ecco, fatto. Ok. E adesso andiamo a lavorare il punto gambero, cioè andiamo indietro nella parte destra, non nella parte sinistra come andiamo di solito a lavorare. Una catenella, facciamo qua una catenella e poi entriamo nel primo punto basso qua e poi nel primo punto basso qua. Eccolo. Eh sì, non è proprio, diciamo, ecco. E facciamo un punto basso. Perché, come sapete, il punto gambero è fatto dai punti bassi lavorati indietro. 1 e 2. Un attimo che non penso. No, non ho fatto bene. Scusate, scusate. È così che devo lavorare perché è qua che si deve vedere. Così come io avevo cominciato, non veniva proprio bene per niente. Quindi facciamo così. Entriamo da qua. Questo è il primo punto. Poi prendiamo, ups, anche il nostro fondo. Così. Sempre da qua. Ecco, come se niente fosse, iniziamo. Ecco, l'ho preso. Facciamo la catenella. Mettiamo tutti questi fili da una parte perché tanto non ci servono, non possiamo lavorarli indietro. Ed entriamo nel primo punto basso, sia da una parte che dall'altra. Controlliamo che sia il primo, no? Perché non vogliamo saltarne neanche uno, ecco, e cominciamo a lavorare così. Poi nel secondo qua e nel secondo qua, che è questo qua. Ok? E facciamo, prendiamo il filo, lo infiliamo tramite i due punti bassi. Ecco qua, abbiamo due anelli sull'uncinetto, però sono un po' a rovescio, diciamo, messi. Entriamo tramite tutti e due. Abbiamo lavorato un punto basso. Ok, entriamo nel prossimo punto basso qua e nel prossimo punto basso qua. Controllate sempre per bene, così come faccio io, con calma, perché se no. Ok, e lavoriamo il nostro punto basso. Ok. Adesso entriamo nel prossimo qua e nel prossimo qua. All'inizio è un po' difficile, dopodiché comincia ad essere a andare un po' più liscio, diciamo, tutto il lavoro. Nel prossimo punto basso qua e qua. Continuiamo
Qua ho preso solo uno, ok, ecco, così, uno e andiamo avanti così. Nel prossimo punto basso qua e il prossimo punto basso qua. Meglio fare così, guardare per bene, come vi dicevo, non vogliamo saltare neanche uno. Qua lo vediamo, è chiaro, qua è un po' più, diciamo, un po' più strano, però ecco, si può fare. E facciamo il nostro punto basso, perché si chiama gambero, perché andiamo proprio a rovescio, indietro lavoriamo, ecco. Proprio come il gambero, e vedete, viene questo bordino molto carino. Mi è piaciuto veramente molto come è venuto. Un punto qua, un punto qua. Voilà, ecco. E di nuovo un punto qua, un punto qua. Vedete? Guardate come vi dicevo per bene i puntini che li fate e dove li fate, quindi prendendo per bene un punto da qua, un punto da qua, cioè il prossimo punto da un lato, il prossimo è questo qua, il prossimo anche dal lato, cioè dal fondo, bordo del fondo, ecco, è questo qua. Dobbiamo fare attenzione a questa cosa qua, perché se no, certo che vedete come viene carino, ve lo faccio vedere un pochettino, ecco. Veramente il nostro cestino prende forma, poi ve lo immaginate, io non vedo l'ora di riuscire a arrivare a mettere anche il fiorellino, cioè la rosellina qua in mezzo, e sarà un bel cestino. Ok, quindi andiamo avanti così. Ho un tutorial per il punto gambero, quindi se per caso, adesso non è che sto molto a spiegarlo perché tanto sono dei punti bassi ed è un po' difficile spiegarlo lavorando così con due colori, quindi un punto basso da qua, il prossimo punto basso da qua. Attente a non saltare nessun punto basso perché abbiamo 60 e 60, perciò se noi saltiamo alcun punto alla fine non ci verrà, non ci torneranno i conti. Qua, ok, quindi praticamente noi questo punto gambero possiamo chiamarlo, infatti si chiama anche punto basso indietro a rovescio, non so come si chiama, insomma è conosciuto come punto gambero perché andiamo proprio indietro, proprio come povero gambero. Ok, vedete? Così, prendiamo uno da qua e uno da qua. Ecco, il prossimo punto basso qua, il prossimo punto basso qua. E pian pianino andiamo avanti. Pian pianino come il gambero, no? Andiamo avanti, ecco così. A fare il nostro bordino che è, come vi dicevo, adesso vi sembra una cosa un po' difficile, però viene molto molto carino, quindi vale la pena. Un punto basso da qua, eccolo qua il mio, andiamo un po' così, e un punto basso da qua, eccolo qua, l'ho preso. Prendiamo il filo, lo passiamo tramite tutti e due. Quindi abbiamo due anelli sull'uncinetto, eccoli qua, sono due,
e passiamo col filo tramite tutti e due. 2. Poi punto basso da qua e ecco che l'ho preso da non tutto, un punto basso da qua. Ok. Adesso un punto basso da qua, un punto basso da qua. Ok. Vedete? E di nuovo punto basso da qua, un punto basso da qua e andiamo avanti così fino ad arrivare alla fine del giro e ad attaccare tutto il nostro fondo al nostro cestino. Ok. Bene, poi di nuovo un punto basso, un punto basso. Abbiamo presi entrambi, filo, lo passiamo tramite, 2 anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, passiamo tramite tutti e due. E di nuovo un punto basso e un punto basso. Ecco, così. Voilà. Ok, andate avanti così, ecco, sono diciamo quasi a metà. Andate avanti così fino alla fine del giro, dopodiché vi faccio vedere come proprio finirlo perché sia bello. Ok? Va bene. Ecco, io ci sono quasi, ne ho ancora un puntino qua da prendere e uno qua. Ups, ok. E adesso, come vi dicevo, per far creare continuo, cioè che non si veda lo stacco qua quando finiamo, andiamo a sovrapporre un altro punto. Quindi proprio qua nel primo punto dove abbiamo iniziato, andiamo a lavorare un altro sopra. Ok? Quindi così. Proprio sopra di lui. Adesso, attente, tagliamo il filo e non facciamo nessun nodino e lo tiriamo qua indietro. Ok? Dopodiché, certo che, ecco così, che non si veda. Dopodiché, certo che veniamo con il lago e lo infileremo qua. Adesso vi faccio vedere anche come, però guardate, prima vi volevo far vedere proprio. Vedete che è venuto perfettamente. Ecco qua il nostro cestino, che carino. Guardatelo. Mi piace, di questa cosa non abbiamo più bisogno. Mi piace moltissimo. Veramente tanto tanto, perché guardate com'è grande questo. Quindi c'è un pochettino di differenza, vero? Guardate che carino questo piccolino. Non vedo l'ora di mettere la rosina dentro con le foglioline e farvi vedere che bellezza. Ok, adesso questo l'abbiamo finito. Adesso una sola cosa la voglio fare. Mi è venuta così proprio. Voglio fare un punto gambero anche qua sopra, però solo con un filo. Lavoro col turchese, visto che ho lavorato tutto con l'azzurro chiaro, lavoro solo col lavoro, sì, solo col turchese. Quindi entriamo qua nel primolo, puntino basso. Mi è venuto proprio così. Mio cane sta scavando. Ok, una catenella ed entriamo proprio nel primo punto basso qua. Ok, e facciamo un punto basso. Poi nel secondo facciamo un punto basso, terzo facciamo un punto basso, solo che lavoriamo, come vi dicevo, verso destra. Come vedete anche voi, io vado verso destra. Questo punto gambero, per quanto sia semplice, è molto molto di, cioè è un punto di rifinitura di un grande grande effetto, veramente bello. Quindi io ve lo consiglio veramente tanto.
È semplice, un punto semplice. In ogni punto basso, anche qua, la stessa cosa, attente a non saltare nessun puntino, perché se saltiamo alcun punto dopo è brutto. Si vede. Si vede. Oppa, dove vai? Ok, quindi andiamo a fare un punto basso in ogni punto basso. Però, come vi dicevo, indietro. Indietreggiamo. Ecco, così. Vedete? Così sta meglio anche il nostro bordino, cioè lo facciamo più teso, diciamo. Vedete com'è carino, com'è carino. Sono molto contenta veramente perché sapete, con la lana, come avete visto, è un altro risultato. Sì, certo, mi è piaciuto moltissimo anche quello, però questo col cotone sapevo, potevo giurare che... Oddio. Cioè, che avete sentito? È stato il giocattolo di mio cane che è venuto, me l'ha buttato qua accanto alla mia sedia dove sto io qua adesso a fare il video. Perché lui fino adesso ha dormito. Adesso si è svegliato. È proprio come un bimbo. È svegliato e ha voglia di giocare. Allora è andato, ha cercato in casa, ha cercato uno dei suoi giocattoli perché ne ha 3-4 veramente, e niente, me l'ha portato qua. Solo che io non posso giocare, vero? No, perché devo finire qua. Ok, quindi andate avanti anche con questo puntissimo anche con questo puntissimo qua, punto gambero qua. Guardate che bello che viene. Andate avanti allora anche con questo punto gambero, dopodiché facciamo, diciamo, il manico del nostro cestino e il progetto cestino l'abbiamo finito. Come vi dicevo, noi certo che possiamo usare questo, infatti io penso di usarlo se devo fare delle bomboniere, certo che lo proporrò, diciamo, come bomboniera, perché veramente veramente bello bello bello, molto carino questo cestino. Sono contenta perché veramente ne ho visti di tutti i tipi sul web. E sì, ci sono quelli classici, ad esempio ho visto uno con, io non lo so come si chiama quel punto in italiano, però è un punto classico molto bello, non lo so, insomma prima o poi ve lo farò vedere. E insomma sì, ne ho visti di tutti i tipi, però io volevo fare una cosa personale, perché come vi dico sempre quando mi proponete dei video, a me piace essere io, me stessa. Ho tante idee, a volte sì, mi lascio un po' così e faccio qualche cosa, cioè qualche video su richiesta, ma di solito mi piace creare e spero che le mie creazioni piacciano anche a voi uncinettine. E che è con voi che voglio condividerle. Certo che a me forse sarebbe ancora più facile andare su web, cercare un'altra, ci sono tante cose, e prendere così. Però non lo so, mi piace di più ispirarmi, certo, perché questo è un modello che l'ho visto sul web, questo con i cerchetti. Però me lo sono fatta da sola dopo, l'ho visto proprio in una foto, mi sembra che una delle uncinettine la condivisa, la foto di questo modello sul mio diario di Facebook, e mi è piaciuto molto. Credo che possiamo fare, ve lo immaginate questo modello, potete, cioè io adesso ho fatto con 30, cioè 15 catenelle, 30 punti alti, però certo che si può fare, si possono fare dei cerchietti più grandi, più piccoli, come vogliamo. Ok, va bene. Va bene, va bene, va bene, chiacchierando, guarda, sono quasi arrivata alla fine, quindi andiamo a fare dei punti bassi indietro. Ci siamo quasi. Ok,
Che ci siamo quasi, ne abbiamo ancora un bel po'. Va bene, finisco, dopodiché torno. Ok, finito il mio cestino. L'unica cosa che vedete che sta perfettamente, non deve essere nemmeno inamidato, è tutto a posto. L'unica cosa che io la voglio fare adesso è il manico. Guardate, facciamo così, una cosa semplice, semplice. Il nodino iniziale e faccio 1, 2, 3 punti, 3 catenelle, poi una catenella, sì, una catenella, filo sull'uncinetto, nella prima catenella entriamo e lavoriamo 1, 2, 3, 4, sempre nella prima catenella, punti alti, 4, 4 e 5, 5 punti alti, ecco, così. Oh, scusate, no, ma cosa sto facendo? Scusate, dobbiamo lavorare dei punti nocciolina, ma insomma, sempre punti alti, ma vabbè. 1, 2, 3, 4. Dai, facciamo così e facciamo quel punto altissimo. Quindi due volte filo sull'uncinetto, nella prima catenella entriamo e lavoriamo una volta, due volte e poi non lo chiudiamo. Due volte filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella e lavoriamo una volta, due volte e non lo chiudiamo. Tre anelli sull'uncinetto. Due volte filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella, lavoriamo il punto altissimo senza chiuderlo. Ancora una volta, ups, nella stessa primissima catenella. Ok, quindi noi abbiamo qua 4 punti altissimi. Adesso li possiamo chiudere tutti insieme con una catenella. Facciamo un'altra catenella, una, due, tre, quattro. Due volte filo sull'uncinetto, entriamo non nella catenella di chiusura, ma nella prossima e facciamo la stessa cosa. Uno, non lo chiudiamo. Due. Non lo chiudiamo. 3, ups, nella stessa catenella. Non lo chiudiamo. A qua quanti ho fatto? 1, 2, 3, 4. 3 e 4, sì. Ancora 1, sempre nella stessa catenella, senza chiuderlo. Ok, 5 anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, passiamo tramite tutti e 5, chiudiamo con una catenella. E adesso ne facciamo 4, 1, 2, 3, 4. Due volte filo sull'uncinetto, entriamo nella quarta catenella dall'uncinetto o nella seconda dall'ultima nocciolina, quindi in questa qua. Non nella catenella di chiusura, ma nella prima delle 4. Un punto altissimo che non l'ho chiuso, due punti altissimi non chiusi. 3 punti altissimi non chiusi e 4 punti altissimi non chiusi. Ok, quindi 5 anelli sull'uncinetto, chiudiamo tutto in una volta, una catenella di chiusura. 1, 2, 3, 4. Due volte filo sull'uncinetto, non nella prima questa di chiusura, nella seconda. O la quarta dall'uncinetto, entriamo e facciamo un punto altissimo che non lo chiudiamo. 1, 2, 3,
e 4. Ok, filo sull'uncinetto, passiamo tramite tutte 5, chiudiamo con una catenella, vedete? Ok, 1, 2, 3, 4, 4 punti. Io dico che 10 bastano. Sicuramente con 10 penso che ci siamo, perché dobbiamo pensare a un punto che è quello di chiusura, cioè di chiusura, di cucitura, no? Che cuciamo qua e qua. Quindi per me 10 bastano. Quindi ne facciamo ancora 6 uguali. Dopodiché vi faccio vedere come creare anche il bordino.